proprio di quanti siamo oggi? 25, 25. Abbiamo anche il nostro testimone. E parliamo di Nino Taddei, che è qui con noi in radio per portare avanti questa nostra trasmissione. Vediamo un po' se riusciamo a ottenere un miglior livello, diciamo così, di registrazione, anche perché poi, sì, poi dobbiamo anche replicarla questa trasmissione, no? Almeno il nostro costume e uso, cioè nel senso che per chi non ci ascolta in diretta, magari o streaming o in questo momento in FM, potrà seguire questa nostra conversazione, anzi la conversazione, quello che ci avrà da dire il nostro Nino Taddei anche in altri orari. Allora Nino, di che cosa parliamo? Intanto buonasera, ti apro anche il microfono. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci No, qua. no, la portiamo avanti insieme perché la caratteristica di questa trasmissione è che è un due voci, nel senso, io è Facciamo vero che la butto là delle cose, ma è vero che tu mi fai da spalla, insomma. Sì, spero almeno di poterti seguire ed essere all'altezza. Oh, allora, oggi parliamo di Villa Coloredo Melze, il parco di Villa Coloredo Melze. Perché sono ormai passati molti anni da quando è stato riaperto, opera meritoria, è stato quindi riaperto al pubblico un polmone verde o un parco. Diciamo che, a dire il vero, difetta un po' sulla manutenzione, ma questo è un altro discorso che non ci interessa questa sera. Anche se è importante. Anche se è molto importante, perché quando qualsiasi amministrazione crea o apre al pubblico un parco, deve anche pensare che poi quel parco venga manutenuto quotidianamente da persone qualificate, brave, capaci, eccetera, perché magari c'è la pioggia, c'è l'albero che cresce, c'è la siepe che va tagliata, no? Tutta una serie di servizi che, qualora invece vengono lasciati un po' così, purtroppo poi con il tempo si nota questa cosa se viene fatta o meno. Io invece oggi volevo parlare del Parco di Villa Coloredo, che è stato riaperto al pubblico, e di quel bar che lì insiste. Perché? Perché una volta che il parco è stato aperto, si è sentita molto probabilmente l'esigenza di far sì che ci fosse un chiosco, no? Di quelli che danno i gelati ai D'estate. bambini che fruiscono del parco, piuttosto che danno un crodino o un Campari al nonno o al babbo che va lì a leggere il giornale, qualsiasi altra necessità, piuttosto che un sandwich o un tramezzino per chi voglia gustare qualcosa, no? Di quei chioschi che si trovano in tutto il mondo, in tutti i giardini del mondo, dai luoghi più famosi come il Pincio di Roma ai luoghi meno famosi come Villa Coloredo Recanati. E che chiudono quando magari il parco la sera Il parco la sera chiude i chiude, o cancelli all'imbrunire quando non perché. c'è più la gente, e a un certo momento chiude, perché comunque il lavoro è quello. È stata fatta una sorta di gara d'appalto per dare, mi pare qualche anno fa, questo, e contestualmente, siccome lì c'era la famosa casetta delle scimmie, che tu ti ricorderai quando c'era il mini Come zoo, no? Un certo c'era la periodo casetta era delle anche scimmie. frequentata da poveri ragazzi clandestini, non sapevo dove andare a dormire. Esatto, La casetta di scimmie che era diroccata, e nel bando figurava che questa casetta di scimmie dovesse essere ristrutturata per poi diventare quello il chiosco, no? Quello il luogo, diciamo, Di dello smercio, distribuzione della distribuzione delle delle bibite. bevande, e in virtù della ristrutturazione di quel luogo, di quel sito, il gestore, che è diventato gestore, aspettando questa ristrutturazione, diciamo, paga un canone per poter esercitare lì la sua
attività è di 260 euro al mese, che è molto irrisorio, chiaramente, ma perché è irrisorio? Perché in cambio paga molto di meno di quanto di noi che per mettere un'antenna sopra un palo. Però tu non ristrutturi la casetta delle scimmie, no? Invece lui ristruttura la casetta delle scimmie. Sì, però se noi non ci andavamo sopra la torre, il progetto dell'Ars Bonus della torre non avrebbero mai avviato. Te lo dico io, non ci avrebbero mai pensato. Sì, però tu non hai ristrutturi la casetta no, delle scimmie. No, io non gliela faccio. Anche perché non, e quindi adesso, se tu non andavi sopra la torre, se tu non andavi, come se tu, sede la radio, se tu non andavi sopra la torre il comune avrebbe risparmiato 200.000 euro Ah certo, perché, perché oltre a aprire la torre ha fatto quel museo mediatico che pullula, ed è un museo verticale che pullula di tanta gente. Accadono una volta a settimana almeno le risse per poter entrare dentro. Poi questo tempo faccio un po' la sera. Bene. Il discorso è che secondo me a Villa Coloredo si è tradita un po' la motivazione, che era quella di mettere lì un chiostro, un chiosco che doveva dare ristoro a chi frequentava il parco. Invece, nella sostanza, cosa si è verificato? Che il gestore praticamente ha trovato un parco per fare un suo business. Ora, devo riconoscere, si è trasformato in un pub, diciamo così, in una discoteca all'aperto, in un luogo che come è difficile trovare oggi, a meno che. Cosa devo dire? Devo dire che questo ragazzo innanzitutto è un ragazzo molto bravo, commercialmente molto bravo, è uno di quelli che c'ha idee e sa come si sfruttano. E questo, quindi, onore onore al ragazzo che è pieno di iniziative e vuol fare. E però dalla parte dell'amministrazione comunale non è che si può dare a 260 euro al mese un parco. O almeno un piano. Un piano di questo parco che per poi farci. Le necessità viene occupate interamente. Che viene interamente. E dove c'è un palco per la musica tutto l'anno che ha inibito l'uscita. Perché vi ricordate quando è stato aperto? Su dove c'è adesso quel bar erano stati fatti 3-4 parcheggi per i disabili e per i bambini e i bambini che dovevano raggiungere Villa Coloredo in sicurezza. Il fatto che per 12 mesi all'anno c'è il palco per la musica è stata tolta questa possibilità. Ora, a me sembrava una sciocchezza prima e sembra una sciocchezza oggi, ma non lo so se qualcuno aveva mai utilizzato, qualche portatore di handicap aveva utilizzato, e se lo faceva era nel giusto e poteva farlo. Oggi non può più farlo. E le scolaresche che arrivano col pulmino? Esatto, non possono più farlo perché non. Oppure girano, ritornano indietro. Non lo so se si può fare questo. Quindi ecco, questo non è più fatto. E però quello che io mi preme è che non si è dato a un individuo la possibilità di aprire un'attività a supporto degli avventori di un parco, ma si è dato il parco a un individuo per dargli l'opportunità di avere il piano del parco a supporto della sua capacità di fare. Quindi, premesso che non abbiamo nulla in contrario per i giovani che lì si divertono, eccetera, eccetera, per carità. No? Premesso che è molto frequentato. Premesso che è molto frequentato. Premesso che il ragazzo è una persona in gamba che. Però se vuole continuare a fare una discoteca all'aperto non deve pagare 260 euro, ma deve pagare un po' di più. 5.000 euro al mese.
mi capisco, quindi c'è, sì, bisogna che ci capiamo bisogna che ci capiamo. Quello è un parco pubblico, non è un locale privato. Uno, la casetta delle scimmie bisogna ristrutturarla, perché sennò mi chiedo, il progetto è stato presentato alla sovrintendenza? Tu, sino a che sei stato lì, non hai visto niente. No, la sovrintendenza ha dato il parere favorevole. Cioè, dobbiamo chiarire questi aspetti, perché questa è una cosa molto importante. Perché l'amministrazione comunale ha fatto un bando con questi requisiti. Quindi, questi requisiti sono stati, queste richieste del bando sono state esaudite, sono state portate avanti? Io ho fatto una domanda specifica al sindaco. Lui mi ha detto che, siccome questa convenzione, diciamo così, questo contratto dura 7 anni, lui ha tempo 7 anni per realizzare questa trasformazione, questo recupero, restauro della casetta di scimmie. Non credo che sia proprio così. Però bisognerebbe vedere anche credo, questo non è quello che mi ha detto il sindaco. Non credo che sia così, ma se fosse così sarebbe sciocco. Sarebbe grave anche per l'amministrazione, perché certamente lo fa al 7° anno e tu. Non credo, non proprio, no. Credo che ci sia un termine massimo per presentare i progetti, insomma va fatto. E comunque non può un parco diventare una discoteca. Non può perché ne va del rispetto delle altre attività. Le altre attività non hanno la possibilità di avere un luogo comunale di quella fatta a 260 euro al mese. E quindi, io avevo chiesto quanto pagava un tempo fa al gestore del bar sotto le logge, che è sempre di proprietà del comune, il famoso bar ex Ancoletano. Sì. Mi ha detto che paga più di 1000 euro al mese. Sicuramente sì. Non c'è niente da paragonabile. No. Ecco appunto la, insomma, queste stride un po'. Allora bisogna che noi rientriamo un po' nei canoni. È vero che nei mesi invernali, no? Ma siccome il ragazzo è bravo, in gamba, si è anche organizzato giustamente con i funghi, con le cose. Per carità. Adesso io non ce l'ho con quel ragazzo, anzi mi piace, perché è un ragazzo che ha delle idee, ma è l'amministrazione che non si può permettere di avere figli e figliastri. Sai perché infatti cosa si genera nel paese? Una specie, cioè la gente, siccome non ce l'ha nel naso, e se anche lui è bravo, naturalmente gli altri non è che sono sumari, no? Dicono che per noi ci siano sempre 1000 ostacoli, 1000 difficoltà. Per altri questi 1000 ostacoli, 1000 difficoltà non ci sono. Ma ti dirò di più, proprio e c'è, perché questa sensazione che ci sia, diciamo così, un favoritismo nei confronti di qualcuno. Ma ti dirò di più, proprio perché il ragazzo è bravo, non ha bisogno di avere dei favoritismi, proprio perché è in gamba. Cioè canoni bassi o aiuti di qualsiasi genere, come quella addirittura di intervenire nella modifica della viabilità, perché lì effettivamente quando tu porti un parco a raccogliere 1000 persone, no, lì crea il caos. Se tu non organizzi un sistema di parcheggi, che poi il sistema di parcheggio perché non si sono tutti i giovani quelli che frequentano quei locali lì? Si fanno tutto 100 metri a piedi al centro città, parcheggio al centro città, e sono 500 metri appunto, 400 so, metri è una passeggiata che poi serve, sì, alla fine, sì, sì, quando si ritorna in macchina a smaltire un po' di alcol che si è ingerito. Però questo è naturale, se tanto frequenti un pub. Noi la cosa qui che volevo stigmatizzare era la scarsità di notizie sullo stato dell'arte della casetta delle scimmie, che è parte integrante del contratto che due, quanto è ridicolo il contratto di per sé se non ci fosse la casetta delle scimmie. È ridicolo. Terzo, siamo sicuri che all'origine il bisogno di fare un chiosco per
dare refrigerio a chi frequentava il parco non sia invece diventato qualcosa di diverso? Ecco, cioè, quel bar è fruibile secondo voi dai vecchietti che portano i nipoti, oppure è un altro il target a cui si rivolge? E quindi era è questo, un altro, cioè questo è palese, allora, è un altro, perché forse allora nel non periodo ci siamo... estivo, vuoi che sia il più scritto anche degli anziani o dei bambini, tu pensa, un anziano quando è che potrebbe utilizzare quel chiosco, andarci a leggere il giornale la mattina alle 7, 7 e mezzo, alle 8, avere un bar aperto. Dici quello apre alle 3 di pomeriggio. Ma questo è naturale. Oh, allora, vedi, se chiude alle 3 di notte, è logico. Poi e allora c'è, forse allora c'è un tradimento del bisogno iniziale, no? della motivazione, diciamo, che spingeva a mettere lì. E c'è invece una eccessiva mano libera, un'eccessiva mano libera si dovrebbe vedere il contratto, anche se si deve rispettare un certo orario di lavoro. E poi il parco che lo chiude? Il questo parco, mi sono sempre domandato. Il parco lo chiude la Talea, ma aspetta che finisce l'attività. Molto probabilmente è uno che beve, è uno che beve, è uno che frequenta il bar. non lo so, non è possibile, da lei fa il giro degli ascensori, magari per chiudere gli ascensori. E poi, e poi come ti dicevo, c'è questa. O i bagni pubblici, per dire, ma non fa il giro dei. Non sta lì. Non lo so. E però sicuramente c'è l'inibizione dei portatori di handicap, dei bulbini che andavano lì a parcheggiare per entrare in sicurezza nel museo piuttosto che su al CEA o dove erano diretti, insomma. Ecco, quindi mi premeva parlare di questo perché, come dicevi tu prima, in effetti in città si vocifera, no? Che c'è figli e figliastri, questo succede un po' dappertutto, per carità, però in questo caso mi sembra di poter dire che potrebbero avere ragione. Allora, ripetiamo, non ce l'abbiamo col gestore perché anzi riteniamo che sia una persona in gamba e bravo nel suo mestiere. Riteniamo che forse la motivazione primaria che aveva spinto l'amministrazione a far mettere lì un luogo di ristoro non era quella. Non è stata poi rispettata. Seguita. Pronto? Sì. Sì, o del Vice, dimmi. Ciao, Ede. Un canone, certo. Lì. Allora, io so che il Gruttino era, diciamo, moroso da parecchio tempo. Sì. No, assolutamente non credo. Però c'è sempre questa questione che diceva e sottolineava all'inizio Nino, premettendo che il compito del gestore, anche se oggi paga un affitto basso, è quello di ristrutturare a sue spese la casetta delle scimmie. Che è quella che deve essere fatta. Quella che deve essere, che deve costituire la differenza e quindi compensare il basso canone. Però bisogna che la realizza. Prima sono passati degli anni e non mi sembra che questo sia avvenuto. Certo. Quindi ecco perché, quindi dobbiamo sapere a che punto sta lo stato dell'arte, b se la sovrintendenza, perché lì c'è tutta la sovrintendenza, se il progetto è stato approvato o meno, e poi lo famo sto progetto, lo portiamo avanti o no? Oppure no, perché il rischio è che finisce.
un utilizzo, diciamo. Oh, Del Vaise, niente di male secondo me, eh. Se i ragazzi giovani si divertono, per carità, niente di male. Ci informeremo, non saranno molto contenti. Questo mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa, diciamo così, ecco, cerchiamo di mettere un po' tutti gli interrogativi. No, se naturalmente l'affitto è relativo al chioschetto per la mescita delle bevande, appunto, o la distribuzione dei tramezzini, il resto, visto che in piazza un bar, se mette una sedia fuori, occupa il suolo pubblico e gli fa pagare una tassa, certo, no? Certo. O addirittura come il bar del Caffè della Pega, si è trovato con una multa perché ha messo un barile una volta che era un po' troppo. È sempre occupazione del suolo pubblico. Certo. Occupazione del suolo pubblico. Certo. Quando si occupa l'intera area, l'occupazione del suolo pubblico, c'è o no? E basta. Non dico sì, non dico. Lì è messa in conto o rientra nell'affitto? Bisognerebbe leggere un po' meglio. Però sì, cioè, diciamo che mi pare che su quella gestione si chiuda più di un occhio, ecco. E io adesso non voglio che gli occhi si tengano aperti, però voglio che il comune tratti tutti equità almeno nei confronti. Il comune tratti tutti alla stessa maniera, deve trattare tutti alla stessa maniera. E siccome la cosa è pubblica, sulla cosa pubblica non si può scherzare, non si regala la cosa pubblica, perché non regali niente di tuo, regali quello che è degli altri, quindi bisognerebbe sentire cosa pensano gli altri. Certo. Quindi non è che si può fare, ecco, quindi proprio perché questo non è possibile, bisogna che sia equo il giusto dare e avere. E in più, se c'è sul contratto, se ci sono delle clausole che riguardano la sistemazione di quella zona, quella sistemazione va fatta, punto. Non è che si può dire c'è 7 anni di tempo per farla. Se così fosse sarebbe veramente sciocco. Anche perché bisogna vedere se ci sono delle clausole che nel caso in cui dovesse cessare l'attività per una ragione o l'altra e la casa di scimmie non è stata ancora ristrutturata e realizzata, perché più passa il tempo più questo rischio c'è. E certo. Che fa? Va a recupero dell'affitto? E se poi io non ho niente da farmi recuperare? Cioè, anche questo, cioè, bisognerebbe vedere. Voglio dire, mi sembra. Poi abbiamo visto come anche questa attività abbia creato non pochi problemi per i residenti. Ti ricordi? C'è stato un par di denunce. Certo. Ma perché questo? Perché questo? Perché se tu tieni tutto l'anno un palcoscenico in quella situazione, no? Anziché, se c'è la casetta di cibi, stai nel lato opposto, poi magari darai fastidio a qualcun altro. Allora bisogna far convivere sia le attività commerciali, ma bisogna farle convivere con i residenti, che sono, non scordiamoci mai, i residenti, i cittadini recanatesi sono le prime persone che, a cui un'amministrazione si deve rivolgere. Mi spiego meglio. Se una tantum, due tantum, tre tantum o cinque tantum c'è da fare delle deroghe, si devono fare e il cittadino deve ob torto collo accettarle. Ma se tutte le sere diventano tutti professionisti di danza rock e folk dentro casa perché la musica gli arriva a palla fino alle 3 del mattino, quelli hanno ragione di lamentarsi, molto probabilmente. Come è successo, come è successo. E quindi bisogna tenere in considerazione tutte le esigenze, perché non c'è il primato del commerciante come non c'è il primato del cittadino, ma va compreso e va aiutato e va capito. Quindi non è perché il cittadino ti dice che ma è stufato perché tutte le sere mi suoni fino alle 3 del mattino, bisognerà che l'amministrazione intervenga, perché sennò diventiamo veramente una discoteca all'aperto. E allora, se questa è una discoteca all'aperto, sono altre
le necessità, le norme che disciplinano la questione. Perché se noi diciamo che è un bar e poi in realtà è una sala da ballo, ragazzi, qualcuno qui sta facendo il furbo. Allora io sono contento che il gestore sia bravo, sappia fare i suoi affari e guadagni. Non sono contento se l'amministrazione comunale si fa prendere per il culo o ci prende per il culo dicendo delle cazzate, scusate il francesismo, perché se l'amministrazione comunale è al corrente di quello che succede e fa spallucce, ci prende in giro a noi cittadini. Se l'amministrazione comunale non è al corrente di quello che succede, vuol dire che la stanno prendendo in giro anche lei. In tutte e due le questioni non mi pare molto onorevole la questione. Quando ci fu il bando, questo mi ricordo che un paio di gestori, ma uno non era neanche del luogo, di fuori Recanati, aveva intenzione di partecipare, però quando ha letto bene il bando ha detto che è folle poter aderire a un bando del genere, perché erano delle condizioni talmente restrittive, talmente diciamo così pretenziose da parte del comune. E infatti la mia preoccupazione, qualcuno si è ritirato senza partecipare. Infatti, adesso cosa dirà questo qualcuno? Infatti, si morde i gomiti. Ma infatti la mia preoccupazione è che ci sia stato un rallentamento dopo. No, e la mia preoccupazione è che magari la casetta di Cime non verrà mai ristrutturata. Questo naturalmente il rischio c'è, perché è passato del se tempo. Se poi costa troppo ristrutturarla. E poi ragazzi, diamoci una mossa, abbiamo detto anche più volte alla Polizia Municipale, che sembra su questo che abbia le mani legate, che non sappia cioè intervenire adeguatamente, forse perché le direttive sono altre, sicuramente lì non è possibile che si crei un caos nella circolazione a tal punto da indurre l'istituzione di un senso unico, da alternata a senso unico, con un disagio ulteriore della viabilità nei confronti di tutti gli automobilisti. Ma secondo me puoi farlo una volta. Ma una volta, due volte, nelle occasioni particolari. Due volte. Ma non perché. Tre volte. Ma basta. Cioè, capito? Perché se no diventi una discoteca. E se diventi una discoteca, allora c'è tutto un altro sistema di sicurezza a cui adempiere, a fare. Quindi non scherzo. Poi quel palco che sta sempre lì montato è pure brutto. Insomma. Forse adesso l'ha tolto. Non lo so, ma non ci credo. Forse con la neve. Forse l'hanno tolto ultimamente. No. Certo, però ecco, non voglio dire, quindi allora ripeto, no, non voglio essere tacciato per uno che ce l'ha con il commerciante, no, anzi lo elogio perché gli riconosco che però ti mette la parte dell'istituzione, diciamo, no, così, l'istituzione la parte interessi collettivi. Gli interessi collettivi non possono permettere che se non c'è la ristrutturazione della casetta di si paghi 260 euro al mese. Uno, l'istituzione non può permettere che ci sia una discoteca all'aperto. Due, indipendentemente se viene ristrutturata la casetta o meno, perché se quella è una discoteca all'aperto tutte le sere con la musica dal vivo, quello che ti pare, credo che la prefettura e la questura avrebbero qualcosa da ridire, e quindi bisognerà che qualcuno ritorni con i piedi sulla terra. Benissimo, e con questo invito del testimone chiudiamo anche per oggi questa nostra conversazione. Anticipiamo che io prossimo mercoledì sono a Milano, quindi non ci sono. Non c'è. Per la gioia di molti. Di molti. E molti. Che almeno, dice, almeno saltiamo una settimana. A meno che non ci vuoi lasciare qui. Però ti manderò lo scritto, perché mercoledì 2 saremo diventati capitale della cultura per il 2018, e quindi secondo me è una cosa che va amplificata. Il mercoledì 2 o giovedì 2? Giovedì 2. Ma no, ma forse sì, mercoledì. Giovedì 2 sono a Roma io. Protestare con i terremotati. E allora io perché 1 e 2 sto a Milano. Allora, quindi anche io il giovedì, vabbè, il giovedì non ci sono in radio, quindi mi va bene a me. Invece te salti. Allora, io salto. Però
ti prometto che ti mando l'elogio della città della cultura, come capitale della città, come capitale di cultura, sarà un 2018 scoppiettante. Diventeremo tutti più buoni, più ricchi, più bravi, più belli e più va benissimo, ti ringrazio carissimo, ci vediamo.